Ci vuole del coraggio per fare questo lavoro. Beh, io ho sempre definito che chiunque fa questa attività ha la capacità di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato. Sono qui sul set del nuovo film di Claudio Bonivento. Vi perdono, ma inginocchiatevi. Questa era la frase della vedova di uno degli uomini della scorta di Falcone. A 20 anni dalla strage, questo film racconta la vita di chi è rimasto, la vita di quegli eroi che non ci sono più e la memoria. Andiamo a conoscere i protagonisti. Cosa emerge da questo film? La paura, il coraggio? Noi vogliamo raccontare coloro che restano, che sono poi forse delle volte, la maggior parte delle volte, le vere vittime di queste stragi, perché si portano negli anni, figli, mogli, sorelle, fratelli, le conseguenze di queste tragedie. Stiamo tentando una nuova strada che precedentemente si raccontavano quelli che poi vengono chiamati eroi, che però non sono eroi e non sono neanche martiri, sono persone che facevano il loro mestiere, per il quale erano ovviamente votati, anche perché stiamo parlando di 3 ragazzi che sono morti ed erano volontari in quella missione di scortare il giudice Falcone. A tanti anni di distanza vorrei raccontare che cosa accade nel quotidiano delle persone prima, durante e dopo queste tragedie. E questo credo sia una cosa mai vista, perché il libro Vi perdono ma inginocchiatevi di Rosaria Costa e Felice Cavallaro, insieme ai racconti che Tina Montinaro ha fatto a me di queste vicende, apriranno, credo, un altro spazio molto ampio di poter raccontare cosa accade nel tempo alle persone che soffrono e che vivono, che hanno vissuto una tragedia. Cos'è stato il dolore di questa donna che perde il suo uomo e si ritrova davanti a un muro? Quello di Tina è sempre stato dignitoso, compito, ed è sempre stato un dolore che si trasformava in azione, e questo per me è stato il punto centrale del racconto, cioè fare in modo che questa morte non fosse avvenuta in vano. Secondo me è l'unica cosa che ti può permettere di andare avanti, insieme all'amore per i figli, perché lei ha 2 figli che all'epoca erano piccoli, e quindi tener presente, insomma, la forza di una madre e la dignità di una donna che non si è mai arresa e che ha cercato di trasformare per quanto fosse possibile, non dico in positivo, ma almeno in utile, una tragedia così, così forte. Quando a volte mi chiedono, ma te l'aspettavi, pensavi che... Io ho sempre risposto no, perché ti aspetti sempre che certe cose, insomma, non accadano mai a te, no? E quindi poi tutto il dopo, no? A volte ti distacchi e dici è un film. Perché se dopo 20 anni non c'è né perdono, non c'è sicuramente giustizia, stai sempre al punto di partenza. Io mi auguro di non aspettare altri 20 anni per avere giustizia, cioè questo me lo auguro veramente. Io è un ragazzo che comunque all'ultimo gli è stato detto di fare questa scelta, di diventare quindi uno della scorta di Falcone, quindi è un ragazzo preso alla sprovvista, perché lui comunque era uno che faceva servizi normali dentro una caserma, non era uno della scorta di Falcone, quindi è un ruolo che... abbastanza impegnativo. Racconto un uomo a tutto tondo, un uomo che ha dato la sua vita per il paese.
un eroe, sono stati come lo sono insomma tutti i ragazzi della scorta che hanno dovere, è un loro dovere che però non tutti comunque mettevano appunto a repentaglio la loro vita e hanno fatto ed è... Anche lui era un uomo, anche lui aveva paura. Sì, infatti, e la cosa bella di questo film è che viene rappresentato nella sua vita quotidiana. Penso che il suo coraggio fosse dettato, per quello che riguarda sempre la mia interpretazione, da una mancanza, da una perdita totale di punti di riferimento. Per questo quando parlo, parlo sia di consapevolezza, ma anche da un certo punto di vista di incoscienza di una ragazza giovane che fa quello che fa perché è mossa da una spinta fortissima, ma anche dalla paura. Io, essendo palermitano, questo personaggio estremamente complesso, perché rappresentare Borsellino diventa un atto. Intanto io ho avuto e continuo ad avere grande stima di Falcone e Borsellino, ma fare Borsellino in un film dove si vede Borsellino che va al funerale nella camera mortuaria di Falcone, voi capite che due ragazze sono vissute insieme, che hanno fatto tutte le lotte. Sto dando la mia fisicità, ma l'anima, lo sguardo, il rapporto, veramente appartengono a Borsellino. E cos'è stato per lei quella giornata? 23 maggio, io ero alla fine del Mediterraneo con una giovane alla mia, stavo inaugurando, cioè eravamo all'inaugurazione e aspettavamo proprio Falcone che inaugurasse la fiera. Invece parlavo di questa triste notizia. Perché hai scelto di lavorare per questo uomo in particolare? Perché probabilmente è uno dei pochi con cui, di cui io profanamente forse ho tracciato una tale identità antimagia che mi dà la possibilità di stare bene con me stesso. Lo scorto solo perché sono sicuro che lui sia onesto, se no lo scorterei.